Bene, allora torniamo a imparare dei pezzi pratici per la nostra Italia che torna alla sua sovranità. Uno dei fantasmi più agitati, veramente tutte le sere in televisione, è l'inflazione, ok? Avremo l'inflazione africana, lo Zimbabwe, e parlerà di questo Matthew, perché poi domani nella sua lezione speciale ci racconta l'esperienza dell'Argentina, e quindi lui è proprio l'uomo per parlare di questi problemi, con un'aggiunta, una seconda aggiunta, che è importante per chi fa azienda, ma anche per chi è dipendente, cioè come la piena occupazione in realtà sia di interesse sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, non come è stato fatto in Italia per 35 anni, che i poteri neoclassici di cui ha parlato Lampargue subdolamente sono riusciti a mettere imprenditori e dipendenti a sbeccarsi nel pollaio quando i poteri sopra ci stavano mangiando la vita. Matthew. So, thank you very much. Grazie. Adesso possiamo parlare dell'inflazione, però prima di parlarne dobbiamo un pochino capire di che cosa si tratti. La gran parte dei libri di testo, o forse non dovrei dire la gran parte dei libri di testo, dovrei dire... la definizione rassicurante che ogni tanto si sente dire è che l'inflazione è un aumento nel livello medio dei prezzi o il livello generale dei prezzi. Comunque, anche nei testi più attenti, più cauti, le definizioni che vi troverete non sono comunque correnti al 100%, sono molto cauti, dicevo, questi testi, e tendono a dire che l'inflazione è magari un aumento eccessivo, un aumento persistente, imprevisto, sostanziale del livello medio dei prezzi o del livello generale dei prezzi. Anche Milton Friedman, uno dei più grandi falchi dell'inflazione che mai ci sia stato, aveva detto che l'inflazione reale è un aumento imprevisto perché se fosse previsto, allora si adotterebbero delle misure, degli adattamenti, degli assestamenti tali per cui l'inflazione non avrebbe quell'effetto negativo, comunque non ci sarebbe inflazione. E gran parte delle definizioni dei testi che si trovano nei testi si parlano di un aumento persistente, perché se fosse un una tantum, un aumento una volta, così per un periodo, non sarebbe inflazione, secondo la maggior parte delle definizioni, per cui dobbiamo stare attenti quando molta gente in realtà utilizza il termine inflazione come una specie di tattica per spaventare, per impedirci di lavorare a favore della prosperità economica. Molti agitano lo spettro dell'inflazione, dicono che ci sarà austerità, ci deve essere, anzi, misure di austerità, perché abbiamo paura dell'inflazione, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, almeno si potrebbe essere un pochino più attenti a proposito delle definizioni. Detto questo, molto spesso la storia dell'inflazione, l'allarmismo associato all'inflazione, molti dei miti sulla MMT
ruotano intorno a questo aspetto, cioè la inflazione e quanto essa sia associata al stampare banconote. Quando si dice stampare banconote non è stampare effettivamente, molti pensano che sia proprio stampare, lato materiale dello stampare, però in realtà il significato è spesa pubblica. Senza o un aumento delle tasse o un maggiore ricorso al credito, e noi sappiamo che questo è, diciamo, possibile se si tratta di moneta moderna. Se ci pensiamo, il cosiddetto stampare banconote o denaro può non avere alcun effetto sull'economia. Nessun effetto di alcun tipo. L'inflazione o altre variabili non sono associate alla spesa, non necessariamente alla spesa pubblica, all'ammontare di prestiti o alla devoluzione di denaro. Questo perché, non so, supponiamo che si siano stampati 100 trilioni, quindi 100.000 miliardi di lire, e si supponga anche che questo denaro venga chiuso in un armadio blindato. Questo causerebbe inflazione? No. Quindi non è lo stampare banconote. Nessuno direbbe che questo comporti un'inflazione. Perché? Beh, è perché è denaro chiuso. Perché abbia un effetto sull'economia, il denaro deve essere speso nell'economia, nel mondo reale, quindi prestato nell'economia, dato in un qualche modo a qualcuno, sempre nell'economia, in modo tale che questo possa avere un impatto sull'attività economica. Quindi ciò significa che se riusciamo a tenere in considerazione in maniera globale ed esauriente tutta la spesa del governo, ma anche il ricorso alla erogazione di denaro o al prestiti che lo Stato fa, allora potremmo anche considerare l'impatto, se consideriamo anche l'impatto dello stampare moneta, conteremo due volte la stessa cosa, perché contiamo l'effetto del denaro quando viene speso o erogato e poi anche nel momento stesso in cui viene emesso. Facciamo due volte, sempre che consideriamo ovviamente tutte le spese del governo da un punto di vista appunto di spesa, ma anche di erogazione del denaro. Quindi Abba Lerner aveva un... Abba Lerner... Mi sarebbe piaciuto proprio assistere ad un incontro fra Warren Mosler ed Abba Lerner. Una conversazione sarebbe stata assolutamente interessante, perché Lerner aveva questo tipo di capacità intuitiva, questa intelligenza brillante simile a quella di... Warren, e Lerner disse: per sacrificare la prevenzione della deflazione a causa della carenza di denaro che potrebbe essere stampato, far questo non è più sensato che astenersi dall'eseguire un qualunque altro intervento governativo, perché i moduli necessari o la cartoleria necessaria devono essere stampati. Quindi sacrificare la prevenzione della deflazione a causa di carenza di denaro sarebbe come, denaro che può essere stampato, non sarebbe sensato. Quindi, meravigliosa definizione. Non so, dire non possiamo più scrivervi perché non abbiamo più carta da lettere, esattamente la stessa cosa. Non possiamo prevenire la deflazione perché non c'è denaro che peraltro invece potrebbe essere stampato. Oppure dire anche non possiamo impedire la disoccupazione perché non abbiamo soldi. Anche questa è assolutamente una follia.
Io questa mattina ho detto che ci sono tre pilastri per la MMT, la moneta moderna, la finanza funzionale, e il terzo pilastro è l'occupazione garantita, oppure è stata anche definita un'occupazione transitoria, posti di lavoro temporanei, transitori. Warren in particolare ha usato questa espressione, e con questa politica il governo, con questa politica di occupazione garantita, il governo offrirebbe posti di lavoro a chiunque sia disposto, voglia lavorare, ad una remunerazione, a un pacchetto, diciamo, di remunerazione benefit di base. Questa politica fungerebbe da stabilizzatore anticiclico, contro il ciclico, perché quando l'economia entra in recessione, c'è un rallentamento, perlomeno, se non la recessione, la disoccupazione nel passato aumenterebbe. Adesso invece, con questa politica di occupazione garantita, ci sarebbe un gruppo di persone che avrebbe questo posto di lavoro tradizionale. Questo gruppo di lavoro di persone aumenta quando poi l'economia si riprende. Allora queste persone ripasserebbero dal servizio dal settore dei lavori socialmente utili per la comunità al settore privato o al settore pubblico standard, diciamo. Quindi la politica di occupazione garantita è uno stabilizzatore automatico per l'economia, straordinario. E l'altra cosa importante che non possiamo dimenticare è che i lavoratori a questo punto possono contribuire prestandosi a delle attività che siano di utilità sociale, quindi sono lavori che aiutano la comunità, non so, dalla manutenzione delle strade alla piantumazione di alberi, insomma tutta questa serie di cose. E adesso vorrei proprio parlare brevemente, ma soffermarmi un po' nei dettagli, dei tanti vantaggi che afferirebbero dalla piena occupazione e dei costi invece della disoccupazione, costi che potrebbero essere ridotti grazie a questo programma di occupazione garantita. Prima di far ciò però vorrei illustrare alcune delle ragioni per cui un tale programma non solo non potrebbe essere considerato una strategia che causa un aumento dell'inflazione, anzi è un elemento che favorisce la stabilità dei prezzi. Ci sono una decina di motivi per cui questo non è portatore di inflazione, questa politica dell'occupazione garantita. Il primo motivo di 10 è che, diciamo, i deficit possono essere eccessivi, questo è ciò che alcuni sostengono. Va detto che è soltanto quando però l'economia raggiunge la piena occupazione il deficit continua a espandersi, e allora la domanda non aumenta, la domanda aggregata non aumenta, allora a quel punto i prezzi aumentano. Solo in questo caso il programma di occupazione garantita, purché ci siano persone che hanno bisogno di lavoro, se no no, allora il governo, il settore pubblico assume persone e quindi assume disoccupati, dà lavoro ai disoccupati, remunerandoli con un certo stipendio e permettendo quindi al deficit di espandersi. In questo modo, quando poi però non c'è più nessuno lasciato che abbia bisogno di un posto di lavoro, nessuno in giro, nessuno disoccupato, a quel punto il deficit deve smettere di crescere perché non si paga più nessuno. E questo programma quindi garantisce che il deficit non cresca troppo, perché dopo, quando c'è la piena occupazione, si ferma il programma di spesa. Inoltre potremo continuare a utilizzare delle leve di spesa e monetarie, politiche monetarie, politiche di spesa, che so, tagliare una spesa di governo non associata all'occupazione garantita, oppure aumentare un po' le tasse, oppure
modificare, un pochino intervenire sui tassi di interesse, se ciò si dovesse rivelare necessario, per un pochino andare a migliorare nei dettagli e quindi aggiustare le dimensioni del deficit del settore pubblico, evitando che non sia troppo alto, evitando che sia troppo alto e quindi evitando l'inflazione. Questa è una caratteristica insita questo tipo di programma. Inoltre, se il lavoratore nel programma JG, cioè di occupazione garantita, Job Guarantee, se questa persona viene a essere, non so, assunta in un progetto di ristrutturazione infrastrutturale o altri lavori pubblici, beh, questo aumenta la produttività, la crescita della produttività del settore pubblico, il che ha senso, voglio dire, se pensate, se uno mette a posto delle strade, beh, allora ovviamente tutti i camionisti che usano quelle strade ovviamente andrebbero meglio, gli autocarri, i camion non si deteriorerebbero a causa dei buchi, delle pozze, e quindi in un qualche modo questo potrebbe portare ad un miglioramento della produttività del settore privato, questo miglioramento delle infrastrutture, e la produttività ha l'effetto esattamente opposto dell'inflazione, questa maggiore produttività, cioè un aumento della produttività abbassa i costi di produzione, quindi ha un effetto di contenimento dell'aumento dei prezzi, quindi non c'è inflazione. Inoltre, quando ci sono dei disoccupati, questi perdono delle competenze, delle capacità, perdono la loro conoscenza anche. Proprio allo stesso modo in cui noi impariamo esercitandoci, facendo pratica per così dire, purtroppo allo stesso modo però disimpariamo quando non facciamo pratica, non ci esercitiamo. Pertanto, se delle persone vengono fatte lavorare, allora c'è una sorta di manutenzione delle competenze che anzi vengono potenziate insieme alla conoscenza, perché che so, una parte del programma di occupazione garantita potrebbe essere anche formazione, solo che in questo caso agli individui verrebbero dati dei soldi, insomma ci sarebbe una retribuzione di base, quindi non si tratterebbe di formare qualcuno per lavori inesistenti, e quello che accade adesso nei programmi di formazione per lo più sono inutili. In realtà qui si tratterebbe di formazione sul posto di lavoro magari, e quindi questo aumenterebbe le competenze, e anche questo pertanto significa un ulteriore miglioramento della produttività assicurato dalla Job Guarantee e pertanto una migliore produttività e quindi un controllo dell'inflazione. E poi esistono tutta una serie di costi economici, sociali che sono associati alla disoccupazione, e diversi studi l'hanno già dimostrato, non sto a soffermarmi, tutto noi lo sappiamo, però la disoccupazione in realtà è molto spesso correlata alla criminalità, ma anche alla depressione negli individui, a problemi di salute fisica, a problemi di tossicodipendenza, di tendenze suicidarie, sovvertimento delle famiglie, divorzi. Praticamente tanti problemi, molti problemi sociali sono associati a questo, e quindi se si riduce la disoccupazione o si elimina del tutto con la piena occupazione, allora a questo punto avremo un calo di tutti questi costi economici e sociali che sono associati alla disoccupazione, e pertanto ci troveremo ad avere un effetto opposto rispetto invece alle pressioni pro-inflazionatorie. Inoltre, altri costi sociali possono risultare ridotti se i lavoratori lavorano in realtà. Non so se può essere un miglioramento, una riqualificazione ambientale. Ad esempio, riqualificazione dell'ambiente significa piantare alberi, significa
essere impegnati in tutta una serie di quelli che chiamiamo i lavori verdi, e allora i costi sociali ed economici associati a un degrado ambientale si riducono, e quindi anche questo va in controtendenza rispetto alle pressioni che portano in ultima analisi all'inflazione, all'aumento dei prezzi. E poi ci sarà anche la spesa su questo programma si compenserà con una riduzione in altri capitoli di spesa, perché questo programma di occupazione garantita rende tali capitoli di spesa non più necessari, che so io, sussidi di disoccupazione, forme di assistenza per i disoccupati, ammortizzatori per i loro familiari. Ora, forse non è necessario ripeterlo, ma a fini di chiarezza ribadisco che coloro poi che non possono lavorare o non devono assolutamente lavorare continueranno a ricevere invece costoro quel importante tipo di reddito, di sostegno, di trasferimenti, di aiuto che dovrebbe ricevere e che come società noi dovremmo erogare loro. Quindi il programma di occupazione garantita è per chi può ed è disponibile in un qualche modo, è in grado di lavorare, non persone che non dovrebbero lavorare, che non possono lavorare appunto. E poi Ayman Minsky spesso diceva che questo programma di occupazione garantita è meno inflattivo del sussidio di disoccupazione, perché il sussidio di disoccupazione fa aumentare che cosa? La domanda aggregata, mentre questo programma fa aumentare sia la domanda aggregata ma anche l'offerta aggregata, perché il lavoratore a essere impegnato in un qualche servizio piuttosto che invece avere un programma di spesa, quindi c'è meno inflazione perché si aumenta sia la domanda che l'offerta. Una delle aree su cui io mi sono impegnato, ho lavorato molto nei primi anni di questo progetto, nel 97, 98, 99, i miei colleghi si sono impegnati molto nel campo della domanda aggregata, del denaro, della valuta, mentre io mi sono impegnato di più sul fronte dei cambiamenti strutturali e tecnologici e dei rapporti settoriali all'interno dell'economia. E persino Lerner negli anni 50 ha cominciato a usare parole come bassa occupazione piena e alta occupazione piena, e questi termini sembrano pericolosamente simili al discorso del tasso naturale di disoccupazione. Per noi la piena occupazione ha un solo significato: zero disoccupazione involontaria, e non c'è altro significato. Quindi non usiamo mai il termine piena occupazione intendendo che ci possa essere un 2, 3, 4, 5, 6% di disoccupazione. No, nessuna disoccupazione involontaria. Ma persino Lerner ha cominciato poi a vedere che prima che l'economia possa raggiungere il livello di piena occupazione ci può essere un certo livello di inflazione, perché sapete, l'economia ha molti settori e quando la produzione totale e il reddito e la domanda nell'economia aumentano, non tutti i settori aumentano alla stessa velocità. Certi settori arriveranno a piena capacità, quindi a piena occupazione, prima di altri. E quei settori che raggiungono la piena capacità prima possono creare una specie di strozzatura e un limite
strutturale, una sorta di ostruzione che potrebbe portare a un aumento dei prezzi prima che tutto il resto dell'economia raggiunga la piena occupazione. Quindi se noi questo, se cerchiamo di utilizzare dei stimoli convenzionali sulla domanda aggregata per cercare di portare l'economia alla piena occupazione, ma con questo programma, il programma appunto, il settore di occupazione garantita, poiché queste attività appunto di occupazione garantita sono attività lavorative organizzate dal governo, quindi non sono a fini di profitto, questo ci permette di avere un alto livello di flessibilità per quanto riguarda il tipo di tecnologie che utilizziamo, le risorse che usiamo, perché le imprese private chiaramente operano sotto la pressione della concorrenza. Quindi hanno la pressione ad utilizzare tecnologie che sono minimizzatrici dei costi o che massimizzano gli utili, oppure utilizzano risorse che possono essere poco disponibili perché c'è una pressione concorrenziale, appunto, mentre noi all'interno dello schema appunto di occupazione garantita possiamo decidere quali sono le attività da sviluppare in questo ambito e le possiamo selezionare in modi tali da considerare altri fattori piuttosto che considerazioni di efficienza privata. E veramente mi colpisce quando sentiamo le persone, i politici, veramente mi sciocca quando gli economisti, i politici utilizzano i criteri di valutazione del settore pubblico, delle attività appunto statali e pubbliche, e cercano di valutare le attività pubbliche secondo i criteri di efficienza del settore privato. Ma perché mai dovremmo utilizzare i criteri di efficienza del settore privato per valutare un'attività del settore pubblico? Al contrario, noi possiamo valutare queste attività di occupazione garantita utilizzando degli elementi più ampi, sociali, macroeconomici e anche ambientali, quindi criteri di efficienza di questo tipo piuttosto che non criteri di efficienza microeconomica. Quindi utilizzando questi altri criteri di efficienza possiamo utilizzare il programma di occupazione garantita per creare una piena occupazione più flessibile, quindi possiamo avere una piena occupazione ma senza le rigidità strutturali che normalmente, tradizionalmente si associano al settore privato e quindi alla piena occupazione nel settore privato. E questo mi porta al prossimo punto. Noi parliamo della piena occupazione della forza lavoro, ma le imprese normalmente pianificano una certa capacità di riserva in modo che se c'è un aumento imprevisto di domanda, di richiesta dei loro prodotti, non siano già al limite della loro capacità produttiva e possano aumentarla. Quindi normalmente le imprese costruiscono i loro impianti, macchinari per avere una capacità più ampia, più alta della produzione normale sulla base della domanda attesa dei loro beni. E ci si può attendere che le imprese continueranno a pianificare con una capacità di riserva e quindi daranno all'economia un po' di spazio ulteriore in modo che non andiamo a sbattere sulle barriere strutturali dell'inflazione quando raggiungiamo la piena occupazione della forza lavoro. E Wim Brickery, di cui vi ho già parlato, ha detto
una disoccupazione al 2% e un'inflazione al 10% è molto meglio che non una inflazione al 2%, ma una disoccupazione del 10%. Ma fortunatamente queste non sono le uniche scelte che abbiamo, perché l'idea che ci sia una compensazione tra la piena occupazione e la stabilità dei prezzi, cioè che si possa avere solo una delle due cose, è stata teoricamente smentita, ma anche storicamente e anche empiricamente smentita, perché non c'è nessun tasso di disoccupazione fisiologico o naturale e non c'è nessun tasso non accelerato di disoccupazione. Non esiste nulla di tutto ciò. Con la teoria Model Money, finanza funzionale e lavoro garantito, possiamo raggiungere un livello zero di disoccupazione involontaria insieme alla stabilità dei prezzi e alla stabilità valutaria. Quindi è quello che noi stiamo proponendo, è forse una ricetta per avere una superinflazione a livello dello Zimbabwe? L'iperinflazione è sicuramente una cosa seria, ma non ha niente a che vedere con le cose di cui vi stiamo parlando noi, perché queste sono solamente le tattiche per spaventarvi che stanno promuovendo i sostenitori dell'austerity, che sostengono che quando le persone hanno fame dovrebbero stringere la cinghia. Invece, secondo noi, quando le persone hanno fame dobbiamo dargli cibo da mangiare, non dirgli di stringersi la cinghia. E Albert Lerner ha paragonato questa situazione alla storia dei vestiti nuovi dell'imperatore, che conoscete sicuramente. Sapete che l'imperatore cammina lungo la strada, lungo il viale, e ci sono due imbroglioni che hanno detto all'imperatore: ah, come sei bello, elegante, che bei vestiti. E l'imperatore non vuole ammettere il fatto che non riesce a vedere questi vestiti, e quindi marcia, cammina lungo la strada, fa questa parata, in realtà è nudo, e tutti hanno paura di dirlo, tutti i suoi sudditi non vogliono dirlo. E Lerner dice: è proprio la stessa cosa, però se le persone sono, in questo caso sono le persone che vanno in giro nude, perché non possono permettersi di comprare i vestiti. Quindi nella nostra storia sono le persone che vanno in giro nude. Per il resto è proprio la stessa storia, quella dei vestiti nuovi dell'imperatore. Quindi, finora ho avuto le diapositive in italiano, ma penso che molti di voi avranno imparato un sacco di inglese oggi. Adesso vi faccio vedere un po' di diapositive in inglese per vedere quanto siete bravi. Adesso parleremo dei benefici, dei vantaggi della piena occupazione. Ci sono tantissimi vantaggi portati dalla piena occupazione, non abbiamo tempo di parlare di tutti. Ma sicuramente possiamo dire che la piena occupazione sostiene i redditi, la spesa, mentre la disoccupazione abbassa il reddito e la spesa, quindi le persone non possono spendere, i negozi e le imprese non riescono a vendere, quindi i profitti delle imprese diminuiscono, diminuiscono gli investimenti e quindi non ci sono più assunzioni di personale, quindi è un ciclo che va verso il basso, mentre la creazione del lavoro porta aumento del reddito, della spesa,
quindi della vendita delle imprese, quindi dei posti di lavoro, e quindi in questo caso abbiamo un ciclo virtuoso invece che un ciclo o circolo vizioso come nel primo caso. La prosperità economica fa bene a tutti, ai lavoratori e anche ai datori di lavoro. E le aspettative delle imprese vengono stabilizzate quando le imprese sanno che il governo è impegnato in una politica di piena occupazione, e a quel punto le imprese sono più disposte a investire nelle ultime tecnologie, perché hanno l'incentivo a farlo, perché sanno che il governo, mantenendo la piena occupazione, manterrà un alto livello di domanda e impedirà un crollo della domanda, e quindi tutto ciò ha perfettamente senso. Quindi la piena occupazione mantiene e promuove le competenze e le conoscenze delle persone, dei lavoratori, perché chiaramente gli imprenditori, le imprese vogliono mantenere lavoratori qualificati, formati, che hanno un alto livello di formazione e di qualifiche. Inoltre anche i bilanci degli enti locali saranno in condizioni migliori, saranno più floridi per i motivi che abbiamo detto, perché sappiamo che quando c'è una crisi economica calano i redditi, calano le entrate fiscali e quindi aumenta la spesa del governo, mentre la piena occupazione mantiene in buona salute i bilanci degli enti locali. Abbiamo parlato anche del fatto che la piena occupazione diminuisce i costi sociali e economici della disoccupazione. In America, invece di affrontare il problema della disoccupazione, cosa facciamo? Costruiamo più prigioni. 75% delle persone in prigione o anche più sono neri, ispanici, afroamericani, ed è terribile, terribile. Invece di dare loro un lavoro e dare un lavoro alle persone, costruiamo più prigioni. Chiaro, ci saranno sempre alcuni criminali che faranno follie, saranno uno o due o anche un po' di più di uno o due persone pigre, ma la maggior parte delle persone vuole vivere una vita onesta, vuole lavorare, vuole avere un tenore di vita decente e guadagnarselo. E la stessa cosa vale. Il modo migliore per lottare contro il terrorismo qual è? Avere la piena occupazione e la prosperità economica in tutti i paesi, perché a quel punto chi avrà voglia di essere un attentatore suicida quando hai una famiglia, una casa, un posto di lavoro, hai un reddito? Chiaramente ci saranno un paio di persone che magari non saranno magari terroristi lo stesso, ma di solito succede solo quando una persona non ha più nulla da perdere, che viene spinta ad unirsi a gruppi ideologizzati, ideologici folli. È solo quando hai perso la speranza, quando non hai più nulla da perdere, che qualcuno riesce a convincerti che la colpa è di questo, di quello, della cospirazione o di questo gruppo etnico, o cerca comunque di convincerti di qualcosa. Invece la prosperità economica è la risposta migliore, e sia i datori di lavoro che i lavoratori aumentano entrambi il proprio potere di contrattazione grazie al nostro programma, perché il potere di contrattazione dei lavoratori migliora, perché possono sempre utilizzare il lavoro garantito se ne hanno bisogno. E allo stesso tempo il potere di contrattazione dei datori di lavoro è rafforzato, perché possono sempre assumere qualcuno che al momento è in occupazione garantita. Quindi entrambe le parti sul mercato del lavoro rafforzano la propria capacità di contrattazione e di negoziazione. E poi avremo un maggiore numero di anni di istruzione, perché sappiamo che quando c'è la disoccupazione c'è anche spesso per i giovani la necessità di lasciare la scuola per aiutare i genitori. Inoltre la piena occupazione rafforza il miglioramento delle paghe, degli stipendi e delle condizioni di lavoro, e inoltre la piena occupazione diminuisce o allevia le crisi economiche, migliora la distribuzione del reddito, diminuisce le diseguaglianze. E sappiamo che le diseguaglianze sono negative per tutti, anche
per i gruppi più affluenti, più ricchi, perché gli studi hanno mostrato che le disuguaglianze economiche causano una rottura della coesione sociale, del senso di comunità, e che persino i ricchi hanno uno stato di salute peggiore a causa di questa rottura degli equilibri e dell'unità di una comunità. E questo è un risultato interessante di importanti ricerche al riguardo. E sappiamo che invece delle comunità più coese attireranno investimenti. Quindi la piena occupazione fa bene a tutti, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, sia alle donne che agli uomini, sia ai bambini che agli anziani. E nel vostro paese, sia al sud che al nord, sia agli individui che alle comunità, all'economia, all'ambiente, alle città, ma anche alle aree rurali, la piena occupazione va bene a tutti. Grazie. Ultimo intervento.